Buonasera mostruosità festive, sono Nolan e questo è Night Slashers X versione widescreen con una piccola aggiunta che vedremo tra un momento, ma questa è una versione interamente originale uscita il 24 dicembre di quest'anno del classico arcade del 1993-94 più o meno. Quel periodo là, Wikipedia dice 93, là sotto c'è scritto 94, si tratta di un picchiaduro a scorrimento arcade della Data East che è stata ripresa, rielaborata più volte fino ad arrivare a questa versione particolare. Ora, di tutti i picchiaduro a scorrimento che conosciamo, questo qua gode di una piccola fanbase specifica, che è quella che si interseca con i fan dell'horror, essendo forse plausibilmente il più splatter, il più gore di tutti i picchiaduro a scorrimento, visto che qua non picchiamo persone, ma picchiamo zombie, mostri, schifi, robe brutte e mostruose. E siamo all'interno di quello che è di fatto una sorta di B-movie horror. Beh, il gioco è stato ampliato, messo in widescreen, ovviamente ora non lo vedete perché le cutscene iniziali sono rimaste in quella risoluzione là, ma il gioco vero e proprio si presenta bello largo, bello migliorato, ma soprattutto interamente gratuito, visto che è stato realizzato da un utente del forum Chrono Crash. Come molti dei giochi open board, questo lo potete scaricare gratuitamente, metterò il link in descrizione, e supporta il multiplayer fino a 4 giocatori in locale, ma che potete ovviamente comunque potete fare online utilizzando programmi come Parsec Gaming e cose simili. Ma ciancio alle bande, andiamo a fare a botte. Abbiamo i personaggi classici della saga, chiedo scusa per aver messo la webcam proprio sul nome, ma ehi, abbiamo Christopher, abbiamo Jake, abbiamo Tette e abbiamo un nuovo personaggio. Chi sarà mai? Vedete questa immagine? Se siete persone di cultura potreste averlo già capito, ma io vi darò il tempo di rifletterci e quindi per ora prenderemo Christopher, che è quello le cui animazioni mi piacciono di più, con buona pace di voi maschi alfa. Eccoci qua. Il gioco è stato aumentato e migliorato con l'aggiunta di asset e di sprite presi da altri videogame, quindi non è tutto Night Slashers. Ci sono anche ben altre aggiunte. Il moveset è anch'esso leggermente migliorato, le animazioni sono state migliorate, sono state aggiunte robe, grazie a quello che si può fare con Open Board. Per chi di voi non lo sapesse, ne avevo parlato anche in qualche video passato, Open Board è un programma, un motore di gioco che prende Beats of Rage, che era un picchiaduro per Dreamcast di qualche bell'annetto fa, il cui codice sorgente è stato rilasciato liberamente, quindi è liberamente smaneggiabile. Grazie a questo programma e grazie a quel gioco è possibile, ed è stato possibile, creare decine e decine di fangame sviluppati gratuitamente, messi a disposizione gratuitamente su internet, su itch.io, su un sacco di siti che mettono a disposizione giochi fangame, e sono tutti fangame, la maggior parte dei quali sono realizzati da utenti senza scopo commerciale e possono, grazie a questo, fare giochi di franchise famosi, conosciuti, distribuendoli appunto gratuitamente, quindi non dovendo pagare diritti e cose del genere. Tra questi si annoverano giochi tipo il picchiaduro a scorrimento di Man o di Batman o di G.I. Joe, di altre mille cose, tra cui Kill Bill, robe varie di cui vi avevo anche parlato in passato, o chi segue le live potrebbe aver visto. Ma sì, ci sono tante belle cose, alcune fatte meglio, altre peggio ovviamente, ma ehi, sicuramente può valerne la pena a gratis, in mezzo a questo grande panorama di giochi che abbiamo a disposizione c'è anche tanta bella roba, quindi io vi invito a darci un'occhiata. Itch.io e Chrono Crash sono le due fonti principali, se volete, se vi interessa questo qua in particolare, vi farò avere il link, lo troverete nella descrizione del video stesso. Io adesso termino questo livello e vi farò vedere se avete seguito, se siete delle persone di cultura degne di nota oppure no, perché il personaggio extra che questa versione aggiunge è un personaggio di una nota saga di film horror, vabbè, laddove horror è un termine usato con molto poca cognizione di causa, o meglio, sicuramente non un horror serio, un horror trascione, splatteroso.
una serie di film trascioni e splatterosi che sicuramente hanno allietato i nostri anni 90. Ed è un peccato, francamente, che quei film là non esistano più. Quello stile lì è andato morendo. Adesso i film horror o sono seri o non li fanno più. Le cose trash, il B-movie come concetto culturalmente valido si è andato perdendo. Ed è un peccato. Lo dice una persona che non è neanche un fan, eh? Sono fin troppo sensibilino io per essere fan dei film horror, diciamoci la verità. Ma la trashata sbudellosa... era una cosa che comunque sia ha un certo peso culturale. Se pensiamo a quel genere là, ci rivengono sicuramente in mente gli anni 90 e quello che significano per molti di noi. E come dicevamo prima, ci sono asset presi da altri giochi. Infatti questo primo boss non è presente nel gioco originale perché è una versione reskinnata, ricolorata di un altro gioco. E visto che stiamo parlando di picchiatura a scorrimento, come non citare il fatto che questo è un boss di Pretty Soldier Sailor Moon, il picchiaduro di Sailor Moon Arcade, che ho giocato più volte perché, nonostante non sia un grande fan di Sailor Moon, non me ne vogliate, ma quel gioco è veramente figo e ne vale davvero la pena. L'hanno reso un po' più cattivo, l'hanno reso un po' più malvagio, ma sai com'è. Doveva riuscire a stare bene all'interno degli asset di questo gioco qua, yeah. Ok. E ricordarmi un po' le mosse, perché lui si para sempre là. Aia. Ok, la carica non funziona. Ale. No. Dovrei riuscire a fare le prese. Non mi pare che però siano presenti le prese in questo gioco qui. Perché in effetti che cazzo fai una presa a uno zombie? Potrebbe non essere una grande idea. E oltretutto che schifo. Dai. Ah. Stavolta t'ho fregato però. Ok. Sentirete delle botte pazzesche? Mi dispiace, ma l'esperienza arcade era questa. Dovevate sentire esattamente questo suono qua. Non morire adesso però. Ok. Alle. Splatterosità pixellosa a gogo, ragazzi. Che meraviglia. Abbiamo salvato una famigliola pixellosa e bionda. Evviva noi. Siete pronti però? Avete capito qual è il personaggio che è stato inserito in questo gioco? Perché il tempo è scaduto. E se siete dei fan di tutto quello che ho descritto, sicuramente potreste ricordare il franchise di Evil Dead, caratterizzato da quel bell'uomo di Ash. Beh, andiamo a dare un'occhiata e vediamo quanto ci può star bene in un gioco del genere. Beh, direi che ci sembra nato. La verità è che gli sprite, l'immagine, la figura e le animazioni erano state fatte per un altro gioco, perché qualcuno, tempo fa, un utente, mi pare spagnolo, realizzò proprio il picchiaduro di Evil Dead, che però era bruttarello, diciamoci, non era fatto con tanta cura, però il personaggio ci stava. Beh, lo hanno realizzato un po' meglio, lo hanno incluso in questa versione qua. E c'è da dire che, ragazzi, è un piacere per gli occhi. Nonostante sia brutto lo squish che fa quando dà il colpo con la motosega, fa questo squish che tra l'altro mi pare fosse preso dal picchiaduro delle tartarughe ninja e non mi è mai piaciuto neanche là. Però il buon Ash è sempre caratteristico, ragazzi. Peraltro devo dire la verità, non ho visto la serie TV di Ash vs Evil Dead, però dicono che sia figa. È incredibilmente trashona, incredibilmente splatter anche. Quindi da una parte c'è la mia nostalgia per gli anni 90 che si fa sentire e direbbe guarda, magari me la guardo, magari mi intrattiene. Da quell'altra mi dicono che sia veramente gore da morire. E quindi forse non fa per me, non lo so. Resta il fatto che il personaggio di Ash è iconico come pochi altri di quel genere e di quel periodo là. E ragazzi, poco da dire, ci sono delle splendide finisher, c'è la possibilità di pararsi, ci sono una quantità discreta di mosse per essere un picchiaduro a scorrimento, è sicuramente ben fatto. E
Anche se solo con tre tasti abbiamo la possibilità di fare attacchi in corsa, di fare attacchi caricati, di pararsi, che è una gran bella cosa. Pochi giochi hanno quella feature, pochi picchiaduro a scorrimento l'hanno, la maggior parte è solamente una questione di mero posizionamento. Quindi ve lo consiglio. Se vi piacciono gli splatter, se vi piace Ash, se vi piacciono i picchiaduro, se vi piacciono i giochi arcade con una bella pixel art, questo è un fan game che potrebbe tranquillamente essere venduto commercialmente, perché ha una splendida, splendida pixel art coerente e ben realizzata. E poi, ragazzi, è gratis, quindi cosa possiamo volere di più? Ragazzi, io vi saluto, vi voglio bene, vi consiglio questo gioco, lo trovate linkato qua sotto e scaricatelo, provatelo, perché ne potrebbe davvero valere la pena. Ragazzi, vi voglio bene, ci vediamo nel prossimo video, passate una splendida serata, prendetevi cura di voi, perché ve lo meritate. Ciao belli!